Amici della Bar del Baseball, Ari, buonasera. Siamo qui per la prima volta, cerchiamo di andare in diretta a casa di Massimo, che presento. Ciao a tutti, buonasera Massimo. Buonasera. L'ospite fisso questa sera è Giorgio Costantini, da sempre. Poi abbiamo qui i ragazzi del Bronx, Maurilio Leggeri. Ciao, buonasera. Marco Lambra e Remigio Aimati. Eccoci. Ci è sembrato giusto a me e Massimo convocare, chiamare questi ragazzi che anche loro hanno fatto la storia del baseball a Nessuno negli anni 80. Non ci spazio. Dove il campo? 80-90, giusto? Sì. 80-90. 78 iniziato. Quando nasce il gruppo? 78. Su iniziativa chi? Questo era i ragazzi del Bronx vero, sì. No, i secondi, quello vero. Chi è stato il promotore? Il promotore proprio Boe, il grande Bruschinito, io Maggio, Augusto Forcina, Rinovari, l'avvocato, insomma, tutti quelli dopo, quelli dopo. Collo. Trasferta sempre. Diciamo che abbiamo portato il tifo organizzato che io facevo qua a Lazio, per esempio, l'abbiamo portato con Idea a Nettuno. Mi è uscito molto bene. Ma nel baseball questo tipo di tifo che c'era qui Denji, no? Era solo a Nettuno o era solo a Nettuno? Era straordinario, Corriere dello Sport, Messaggero, ne parlavano tutti. Nettuno e Barta Grosseto, pure così. Sì, però non era così organizzato come noi. Quante persone aveva degli iscritti o era così alla lavoro? Avevate degli iscritti? Non avevamo degli iscritti. Era una cosa così nata. Quante persone era il gruppo? Tanti. Trasferta 500, 600. 600 persone. Io immagino che poi si aggregavano altri ragazzi, no? Sì, tempo. Sì, certo che sì. Cioè, magari il gruppo è partito da un spaluto gruppo di persone. Quindi sei stato lì che è voluto. No, l'idea dei fumoggi, di questo, non c'erano pure altre persone che andavano allo stadio, non è? Io magari ero un po' più. Ci andavo spesso. Più caro. Poi facevi il bello pallone e d'estate stai sempre sui campi. Sì, sì. Quindi è iniziato nel 78? Sì, su per giù. No, sì, all'incirca. Sì. Tu giochi, te li ricordi allora? Io mi si nasce. Io stavo all'esterno. Ci ha pure aiutato. Quando li vedevo. Ricaricavano. Poi delle volte, anzi, chiedevo l'aiuto loro perché. Dovete sapere, quando abbiamo giocato i primi derby con Lanzio, io la tribuna del Lanzio stava dalla parte mia, all'esterno destro, e loro rompevano un po' le scatole. Allora io che facevo? Chiamavo ragazzi, danno fastidio, partivano in Bronx. Scusate un attimo, allora ci troviamo. Scusate, diamo nel frattempo anche le notizie del baseball del Nettuno che sta giocando a Bologna. Fine quarto inning, il Nettuno sta perdendo per 2-0, ora c'è il Bologna con Fuzzi in prima base, abbiamo un out, speriamo bene, dai. Con formazione rimaneggiata però. Sì, abbiamo Sellaroli, Andrea alle lunghe a destra, Maldonato al centro e Davenport a sinistra. In terza Mercuri, Interbase e Mazzanti, in terza Mazzanti, Mercuri, Interbase, Imperiali in seconda, Mario Trinci in prima, la batteria è composta da Torres e Strada. Remigio, cosa significava per voi in quegli anni sostenere la squadra? Beh, allora partiamo da un presupposto diverso. Prima c'era un'attenzione per il baseball, Nettuno una passione che oggi purtroppo, passati 30 anni, non c'è più. Per noi andare a vedere Nettuno, andare a vedere la Roma o l'Inter o il Milan era più o meno la stessa cosa. Cioè il trasporto che ci avevamo come tifosi, come tifo, era lo stesso. Era una cosa che coinvolgeva tutti. Ma pure i giocatori erano diversi. Erano Nettuno. Per farti capire l'atmosfera si respirava, ricorderò sempre la partita contro la Fiorentina che avevamo il campo squalificato. E il Bronx, ma non solo i ragazzi del Bronx, ci saranno state 1000 persone che non è che assistevano, stavano fuori la rete, urlavano e ti fanno lo stesso, pur non vedendo nulla. Insomma, queste sono cose che restano, insomma, cioè andare in trasferta a Parma, a Bologna, ovunque, dappertutto, era prassi, insomma, non,
c'è mai stata una partita senza qualche tifoso del Nettuno e senza ragazzi di fronte, soprattutto in trasferta. Perché Marco? Ma io diciamo che l'ho vissuta un po' di meno, perché non è che ero proprio al 100%, avevo degli impegni sportivi, quindi non ci stavo sempre, però quelle poche volte che c'ero, io parlavamo prima con loro, io mi ricordo a campo si andava alle 6, noi alle 6:30 stavamo a campo. Bruno e Giorgio. Noi ragazzi del Bronx, noi tutti partivamo dalla piazza. I tamburi. Con i tamburi, con i voli. Noi alle 6:30 stavamo a campo. La squadra ancora stava dentro gli spogliatoi. Sì, sì. Loro entravano e trovavano l'applauso dei ragazzi che già avevano conti. Quindi, secondo me. Carelli ce l'aveva detto. Sì. No, è vero, ma no. I tamburi in lontano. Arrivava, Carelli ci raccontava quando arrivava il pullman. Insomma, passava per la piazza e là già insultavano. Stavamo dietro alla vecchia terza base, c'era il dugout avversario. Per la paura che ci avevano, non mettevano nemmeno i bastoni fuori, cioè stavano tutti intanati dentro, perché c'erano paura a mettere la testa fuori, perché se mettevano la testa fuori, cioè la rete faceva così, andava giù e ritornava su. Posso dire una cosa? Era, diciamo che al calcio si dice il 12° uomo, noi eravamo il 10° uomo. A parte qualche grosso giocatore che stava avversario, su tutti penso che ricordo Rizzi, che un po' forse si divertiva pure a sprofondare, ma pure Farina, ricordi pure Farina? Dovete calcolare che più di qualche giocatore di questi qui famosi, ma anche Romano Rizzi, voleva pure questo, venivano nettuno anche per vedere queste cose, perché per loro era una cosa sconosciuta. Però posso fare una considerazione: noi oggi abbiamo uno stadio che è bellissimo, no? Forse è più bello dell'Europa, non lo so. Però raga, l'atmosfera che si respirava da quel campo, attaccati alla rete, vicino ai giocatori, io non l'ho più vissuta, non so voi. Bisogna un po' distaccato, diciamo, il campo. Ma anche i giocatori sono diversi comunque, Massimo. I giocatori che c'erano prima, come lui, come tutta la squadra che c'era lui, erano più accorati pure loro. Erano nel tuo, era tutto alla città diverso, c'era anche ora diverse. Se perdevi una partita era tutto settimanale. Io ricordo Ruggero mi ha detto, mi ha raccontato che quando si perse il derby con Lazio, la notte era andato a dormire a casa del nonno perché il padre ha detto a padre si presentava a casa e erano ammazzate. Sì. Pensate che io quell'anno lì sono andato in nazionale a fare i dolorati esteri. E trovai Peroni lo trovo insieme a Cortese, indossavo una maglietta bianca, anzi un batte Nettuno, una maglietta, anzi un batte Nettuno per loro però per noi, tanto è vero che il giorno dopo la partita vincemmo 44-0 con 13 contro di Coriano. Era come se il Benevento vinceva con la Juve, insomma, ecco. Il distacco era quello, insomma. Maurizio, i ricordi belli. Più belli di tutta davanti. Iniziamo. Sono tanti, le trasferte a casa, stavamo insieme, tutti amici, chi cadeva da una parte, chi cadeva un'altra. Poi con i giocatori c'avevamo un rapporto d'amicizia, tante volte ci piavano. Ci riproveravano perché esageravamo, tante volte ci chiedevano aiuto, insomma era un rapporto, non dico padre e figlio perché non è che ce l'abbiamo tutta questa differenza, però era da più grande a più piccolo, noi c'eravamo più scarmonati. Il giocatore del Nettuno, lui non so se lo ricorda, a Grosseto, successero degli incidenti con i tifosi del Grosseto, Maurizio lo misero dentro la camionetta. Appena arrivato, era individuato come quello più pericoloso. Lo presero e lo misero dentro la camionetta. Poi c'era la faccia bravo. Sono usciti fuori, non ti ricordo se era Giorgio o Giampiero. Liberato. Il 4-5 a parlare con i carabinieri per farlo liberare. E lui aveva promesso che stava buono. Poi dopo ha fatto scoppiare lì. Anche a Parma gli Yamanaka. Ma era la camionetta di Grosseto. Le camionette lo sai tante. Quella storica, per quanto mi riguarda, era quella delle 18 persone. Giorgio mi pare che c'era. O no, non c'è io da fare, già. Io sono dal 67 che sono nato. No, già hai finito. Ho finito l'89, però l'ultimo anno giocava a Roma. Quindi che anno era? Non ricordo, 18 persone non c'era Giorgio. Era l'ultimo, era l'anno prima.
eravamo 19 persone. Scusa, la trasferta, la trasferta quella siamo andati con tre pullman. Quella era un vaso grosso. Quella c'era. Allora, che perdiamo 7-0, poi abbiamo vinto avevamo una rivalità storica con il tifo organizzato del Grosseto. Non era come il nostro, ma comunque pure loro era un tifo. Ci hanno copiato, era un tifo acceso, insomma era un problema andare a vedere la partita. Anche per la gente normale, non solo per quelli un po' più facinorosi come noi, insomma. E mi ricordo che ci fu una preparazione per questa trasferta di un mese circa, dove c'era una serie di telefonate, telefonavano a casa del grande Boe Bruschini, e lo insultavano, lo minacciavano, quindi partimmo con caricati, caricati. Se ti ricordi ci vestimmo tutti quanti come i ragazzi del film che andavano, Feci l'ufficiale, ero un sottotenente di complemento, quindi feci l'ufficiale. Gira la morì. Durante questa trasferta, quindi era una persona, cioè, ero un ufficiale che ha fatto la marittima in un carro, quindi arrivavano le regole, ero un ufficiale, quindi mi vedevo in un certo modo. Incontrai il giorno di questa trasferta una recluta che prestò servizio a Falconara la marittima, dove io facevo il sottotenente, che mi conosceva come una persona un po' diversa, la fascia a testa, con la catena in mano, con la canottiera, cioè voglio dire, con la bandetta, ma che sta succedendo? Avevamo fatto delle cose incredibili. Io mi ricordo ci fu a un certo punto Maurizio che provò, lo racconto così per cronaca, che cercò di. No, inizialmente voleva fare una sorta di gemellaggio, voleva riappacificare. Quali due squadre più. 5 minuti è durata questa giovenza. Dopo un quarto d'ora è successo. È successo di tutto di più. E mi ricordi che erano le cose. Perché avevamo fatto quel giorno 200-300 come oggi, ricordi, c'avevamo una cifra. E loro avevano messo delle cose bianco-rosse tipo lì per strada per separarci. Sì. E cepellaggio, dopo 3 minuti avevamo strappato questo coso e il cepellaggio è finito. Come era usuale. Ma chi è stato usuale la rivedibilismo oggi? Tante volte io, Bruschini, lui, andavano. Chi è più vicino? Io andavo a Torricolo ai treni, andavo io a prendere perché c'era la station wagon. Si andava a Torricola perché c'era la stazione e quindi era facile reperire. Erano gratis, più che altro. Erano gratis, quindi non costava. Diciamo con. La fiera io stato ci ha sponsorizzato parecchie volte. A sua insaputa, ci usava così. Era lo sponsor. La provvidenza. Quando non c'erano là, perché al treno la torti di Romani, ci pensava Marco alla macchina. E andava a Fiumicino, che però non era proprio vicino, ma era a Ciambino. Era un paesino vicino a Ciambino, non mi ricordo come si chiamava. Mi spiace, vi devo interrompere, però per problemi la regia ci sta chiamando un minuto di stop. Okay. Ci vediamo tra poco, amici. Va bene. Come si chiama? Pure io.